Grazie all'Accademia dei Fisiocritici è stato effettuato il progetto di ricerca sulla biodiversità vegetale nella piana di Rosia. Ce ne parla il presidente dell'Accademia dei Fisiocritici, Mauro Cresti, e l'amministratore delegato di Estra, Alessandro Piazzi. L'iniziativa viene fuori con la collaborazione con Estra, che ha voluto riconoscere alla nostra istituzione un sostegno abbastanza importante per noi per promuovere, soprattutto per promuovere la scienza. Ecco, la scienza con il trasferimento di una parte della ricerca sul territorio. Una ricerca che riguarda la biodiversità animale e vegetale, soprattutto in un territorio molto importante come il Palule di Sovicille, e anche nell'ambito di uno studio che vede come si può dire, il coinvolgimento di giovani ricercatori per la fauna, per lo studio della fauna all'interno delle mura della città. Quindi è una cosa della quale noi andiamo orgogliosi e che vuole sempre più avvicinare l'Accademia alla città. Ecco. Noi siamo anche interessati e stiamo lavorando in questo senso a coinvolgere soprattutto le contrade, perché le contrade e l'Accademia, guardate, sembrano lontane, ma non lo sono, perché ogni contrada ha un simbolo che è rappresentato da un animale, va bene? E voi pensate, per esempio, noi qui siamo nel territorio della Tartuca, con la Tartuca abbiamo un discorso aperto nel voler fare una mostra proprio tematica riguardante i carapaci delle tartufe. E qui c'è una collezione che è veramente favolosa, non voglio dire una delle poche al mondo, ma insomma una collezione estremamente importante e qualificata. Sì, è una cosa molto importante che insomma, noi vogliamo contribuire a sostenere, diciamo, iniziative come queste, quelle della biodiversità, come ci dicono gli studiosi, che sono molto importanti, e poi anche all'Accademia, che è una memoria estremamente importante per questo territorio, è un luogo frequentato da scuole, da bambini, da cittadini, e quindi ci fa molto piacere, diciamo, entrare in relazione con un soggetto che conserva una memoria naturale estremamente rilevante, perché, come dire, noi siamo tutti proiettati sul presente e sul futuro, ma se non c'è conoscenza, diciamo, scientifica del nostro passato, si possono commettere errori. Quindi anche per il rispetto dell'ambiente, per rispetto, diciamo, del futuro dell'ambiente, io credo che Estra sia in sintonia con queste idee e con questi progetti, e per questo che dà una mano, per quanto possibile, a chi fa questo tipo di scelta.